ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete dalla schermata di gioco, qui non siamo sui nostri classici giochi che porto normalmente sul canale, quindi non siamo né su Clash of Clans, né su Clash Royale, né su Minecraft, comunque non i giochi quelli classici, bensì siamo su Yu-Gi-Oh! Duel Links. Allora, diciamo che già da tempo avevo cominciato a giocare e quindi mi sembrava carino poter portare qualche video anche su questo gioco. Direi subitissimamente di andare a ritirare qualche missione. E ok, facciamo la prima riga del bingo e ci dà 3000 monete, ok. E questo è per quanto riguarda le prime cose. Tanto recuperiamo il coupon e ci hanno dato, e in totale ne dovrei avere 3. Uno raro, che è il primo che andrò a riprendere, a prendere. Allora, diciamo che normalmente non è che prendo sempre chissà quante carte. Puntualmente, cioè ultimamente, sto prendendo più che altro carte magia o trappola, perché sono quelle che per il momento sono in svantaggio, tranne quelle ultra rare. Magari se me ne trovo qualcuno proprio buona, allora in quel caso vado a prendere quelle. Però prima o poi le andrò a prendere più o meno tutte, spero, che veramente sono veramente tante le carte. Ok, qui ci date consigliate. Questa è buona come carta, infatti andrò a prendere questa. Diciamo che ancora non è che riesco a fare proprio deck veramente buoni. E no, volevo solamente, ok, andare a rifare momentaneamente il deck. Direi tranquillamente di svuotarlo. Allora, possiamo mettere dalle 20 alle 30 carte. Allora, intanto andiamo a mettere le carte trappola, che ci possono essere utili. Ok, questa è carina, che va attivata quando ci attaccano. Questa che abbiamo appena presa, questa almeno ci mischia tutti gli attacchi dell'avversario, e potrebbe essere utile come mossa, diciamo, come attacco. Più che altro perché magari se c'ha una carta molto forte in attacco, perlomeno riusciamo a tranquillamente a buttarla giù. No, ok, non volevo uscire, ma volevo togliere le trappole e cominciare a mettere anche qualche magia. Allora, sicuramente metterò un paio di le due coppie di asse che posso mettere, e il controllo avversario, che sempre, se nel caso mette la carta troppo forte, possiamo distruggere un mostro per qualunque motivo, cambiare la posizione. Allora, questa è veramente forte come carta, pure questa. Poi, tu sei ok, ne metterei una sola di turbine per il fatto che non si sa mai. Questa è veramente buona, scheggia le abilità. Che ci fa sempre pescare. Ok,
Io sono alla ricerca di una carta in particolare, non ricordo il nome, però ricordo più o meno l'effetto, che dice che ogni volta che attiviamo una carta magia ci aumenta i nostri life points di 700, no, di 700, di 300 mi pare. Sia se l'attiviamo noi, sia se l'attiva l'avversario. Allora direi di mettere un drago bianco occhi blu come mostro in attacco e un mago nero, per il semplice motivo di avere due carte bene o male forti. Una di livello 5, perché non richiede chissà quali difficoltà nell'evocazione. Anzi, direi di vedere se ce ne sta un'altra sempre di livello 5 decente, che magari non è che sia proprio debolissima. Ok, direi questa qui, mente alleata, che comunque è anche una carta Tanner. Oddio, mente alleata, quasi quasi ne aggiungerei un'altra se la ritrovo. Eccola, tutte e due, se almeno avendo due carte Tanner potrebbe essere utile averne. Quindi due carte Tanner di livello 5 abbiamo. Ok, e quindi l'unica cosa che possiamo fare è passare le carte di livello 4. Aggiungere Nasce la guerra. Cerco sempre di mettere carte più o meno forti, sia dal punto di vista attacco e difesa, sia come dal punto di vista di effetti, perché per almeno non ce le buttano giù, almeno spero. Allora, direi un'altra carta di livello 4. Ok, e dovremmo esserci. Direi di vedere per 1/2 carte di livello 3, possibilmente non troppo deboli, no? Dubito di... Ok, gli eroi elementari non sono proprio malissimo come tipologia di carte, quindi direi metterne due di livello 3 e andare nell'extra deck. Quindi posso evocare con queste carte qui vari mostri di tipo sincro, quindi avendo quelle carte dello 5 e quindi 12 che non esistono, non credo, 9, e posso farlo perché ho le carte di livello 5 e livello 4, e di livello 8 con le carte di livello 2, carte di livello 3 e quelle di livello 5. Quindi direi sicuramente mette il drago polvere di stella e dea del caos. Qual è? Ah, ok, mostri oscurità. Oddio, non so se ho... Ok, questo è di tipo psichico. Allora, non so dire se ho carte di tipo psichico, però nel dubbio la metto nel caso non me la farà evocare. Ah, ok, ho salvato, però devo mettere l'abilità se ne ho una. Sì. Ok. Questo dovrebbe potenziare le carte di tipo acqua. Ecco fatto. Direi di provare subito il deck nuovo. Semplicemente. Sperando di aver creato un deck buono e di poterlo sfruttare bene. Ok, inizierà l'avversario, quindi non ho
Chissà che cosa. Ok, ci attiviamo la BC. Mi ume. Quindi questa carta. Ok, subito di livello 4. Ok, perfetto, quindi posso fare tranquillamente l'evocazione al primo turno. Meglio così, pure livello 5. Quindi posso fare tranquillamente evocazione, rinforzi, metto coperta e direi di passare all'attacco. No, non mi serve attivare l'effetto. Ma è vero, mi avevo già l'effetto che me ne evoca un'altra. Ok, vediamo se in qualche modo. Ok, 1800, abbiamo 100 in più. Vediamo se attacca. Penso proprio di sì. Però posso usare rinforzi per sul mio mostro per poterlo potenziare e non farlo distruggere. Il che è cosa veramente veramente buona e giusta. Allora direi tranquillamente di evocare fare un'evocazione contributo. Ok, questa è. Ah, ok, abbassa tutte le potenze, tutti gli attacchi di macchina. A questo non ci avevo pensato. Nel caso, nel prossimo turno, se sperando che non mi vada cappato tutto. Ok. Ah, ok, terminerò il suo turno. Meglio così. Allora, vediamo se siamo fortunati in qualche modo. Ci fa pescare a noi. Sì. Meglio. Allora, ora devo ragionare sulla carta da evocare. Quindi livello 8. E quindi uso Alien Error Elementare. Quindi evocazione speciale per Drago Polvere di Stelle. E quindi abbiamo fatto anche l'evocazione sincro. Quindi sembrerebbe che per questo turno sia finito, perfetto, e posso tranquillamente attaccare. E abbiamo vinto il duello, il che è veramente veramente buona come cosa. Ok, vedo l'ora di salire livello 9, con questo personaggio perlomeno vado a prendere 25 gemme. Allora, il vagabondo è di rango 5, quindi è molto molto difficile da battere, però quasi impossibile. Diciamo, finora ne sono riuscito a battere più o meno uno solo e non ho intenzione di dubito che riesco a batterlo, quindi spero solamente che. Ok. Quindi per questo sto facendo direttamente autoduello per vedere cosa riesco a fare. Magari sono fortunato, per così dire. Ok, infatti attacca e ricevi ha funzionato per il momento. Ah, potevo mettere tranquillamente. No, perché ho usato. Ok, perfetto, ho usato. Ah, ok, me l'ha annullata. Oddio, qualcosa forse riesco a fare. Non so dirlo. No, dubito, perché penso oramai questo turno andrò. Se non è questo, sarà il prossimo, andrò a cappao, quindi. Ok, speravo, diciamo, dove era fortuna che aveva distruggito prima la carta, però poco male. Ok, ho ottenuto le 25 gemme.
Allora, le voglio puntare ad ottenere le 500 gemme per prendermi un po' di per prendermi più altro un po' di carte, che sono sempre tante quelle che servono. Allora, prima di andare avanti, direi tranquillamente di farci un po' di duelli così automatici contro non duellanti leggendari, contro appunto carte normale, cioè personaggi normali. Così per livellare in qualche modo. Ok, 1700. Ok, questa è. Potrebbe essere un turno un po' così. Oddio. Ah, ok. In teoria è andata meglio del previsto. Vediamo se pure in questo turno andrà meglio. No. Quindi sono andato peggio. Ok, sì, perfetto, meglio pagare 500 life points piuttosto che dimezzare troppo i propri mostri. Ok, ne avevo capito. Ah, ok, perfetto, penso. Sì, evocazione speciale. Quindi fa triple evocazione speciale. Ok, in questo turno in teoria ce la dovrei fare e a fare un'altra evocazione sincro, perché diciamo sto puntando con l'evocazione sincro per il semplice motivo del... No, non ce la dovrei fare. Sì, ce la dovrei fare se rinuncio a anatema del drago, per il semplice vero. E per certi aspetti non è che sia proprio il massimo, però fa guadagnare punti sostanzialmente, che quindi per salire di livello è veramente veramente ottimale. No, non volevo. No. Ok, questo fa aumentare. Ok, ah ok, questo c'è l'aumento dell'attacco per ogni turno. Cioè per ogni Tanner non sono un Tanner utilizzato per l'evocazione. Ok, praticamente posso solo aspettare finché non mi esce una carta decente da poter mettere. Ah, cosa ho fatto evoluzione speciale? Ok, vediamo, speriamo che nel prossimo turno mi esce qualcosa di discreto. No. Io direi questa qui quasi quasi di metterla. Per il semplice motivo di... Magari mi pesca doppia carta. Ok. Qualcosa sono riuscito a fare di danno, diciamo parecchia roba. Ok, vediamo se, diciamo, in questo turno riesco a fare qualcosa. Ok, se non mi esce un mostro ora. Ok. Ok, sembrerebbe che in questo caso sono stato bene o male fortunato. No. No, ok. O avevo un altro mostro a caso. Ok, si attiva effetto, magari.
riesce a... Ok, perfetto, sono riuscito a fare quello che volevo fare. Quindi direi di aumentare l'attacco. E quindi perché mi sto mettendo in difesa? È vero che ho perso, però avrei guadagnato più punti attaccando. Non ne ho idea. Ok. Sì, le uso le sfere del duello. Fatto, comprare le missioni. Ok, abbiamo ottenuto delle carte. Ok, altre chiavi. Ok, vediamo se in questo caso mi permetterà di fare qualcosa di utile. Spero veramente, veramente tanto utile. Ah, subito così tutte e tre le carte piazzate? Ottimo. Addirittura mille di più. Qui sotto c'è un miliardo turbine, ok. Ok, sto più o meno a molto molto più basso, ok. Oddio, potevo benissimo andare un po' meglio, anzi sono andato molto molto bene, perfetto, quindi sono riuscito a pescare parecchie carte. Vediamo cosa ci combina avversario. Ok, mette il mostro in posizione di difesa, io riesco a fare qualcosa. Ok, togliergli giusto 400. Allora ragazzuoli belli, direi che mentre il game continua a finire la partita, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. E intanto io off camera mi metterò a livellare un po', diciamo, accumulare gemme e fare cose. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook.